gioco della palla, 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 gioco della palla. Mela! Ragazzi, ma il vostro capitano quanti anni ha? 16, 17, 18, quanti ne ha il vostro capitano? 93. È un esordiente. Di che anno è? 97. Ne ha 95. Campionato di seconda categoria girone L. Scendono in campo per la 19esima giornata, sesta di ritorno, la Pianorese di Rocco Musio e il San Benedetto Val di Sambro di Luca Rossi. Si gioca sul campo comunale di Pian di Macina agli ordini del signor Luca Marseglia della sezione di Bologna. Partita ovviamente importantissima con in campo le prime due della classe, partita che può determinare il percorso di questo campionato, soprattutto nel caso di una vittoria di una delle due delle squadre. La Pianorese onora l'entrata del carnevale con la mascotte Linda che accompagna il capitano Macaluso in campo e poi è partita vera. Le squadre si affrontano a viso aperto, senza tanti tatticismi, e queste le formazioni in campo: Pianorese, Gregorini, Vassura, Raspugli, Del Tiglio, Franceschi, Di Lorenzo, Tugnoli, Macaluso, Alvisi, Tremamondo, Marconi. Nel secondo tempo Capestro prenderà il posto di Del Tiglio, Tomba prenderà il posto di Tugnoli. A disposizione De Planu, Di Felice, Pozzi, Romagnoli e Margiotta. Per il San Benedetto Val di Sambro, in campo Fanti, Piretti, Venturi, Bonetti, Girotti, Tognoli, Galeotti, Nucci, Stefanini, Fiorini, Baldini. Nel secondo tempo Tonini prenderà il posto di Tognoli, Marzola il posto di Nucci e Giacomelli quello di Baldini. A disposizione Benni, Armenti, Bartolini e Santi. Partita molto equilibrata dove si gioca cercando l'episodio, solo l'episodio potrebbe determinare il vantaggio di una delle due squadre. Pianorese che nel primo tempo qualcosa in più combina, soprattutto nella zona vicina al gol, il San Benedetto, gli ospiti in maglia fluorescente verde e gialla dimostrano di avere grandi capacità organizzative di gioco, però riescono a contenere bene gli avversari, i ragazzi di Rocco Musio nella fase difensiva e a proteggere bene il pallone. Buona prestazione di Macaluso al centro della difesa. Meno incisiva la fase invece offensiva del Pianorese, che non riesce a districare il gioco soprattutto sulle fasce dove Marconi e Tugnoli sono ben controllati dagli avversari. Però qualche occasione capita e dà anche la possibilità a Fanti di dimostrare di essere uno dei migliori portieri di questa, non solo di questa categoria, e quindi di poter gestire bene il gioco e il pallone. Sali, 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 sali
Passi, scaricala! Ce n'hai due davanti lì! Bravo, va bene! Sono quelli! Vai! Bravo, Ale! Bravo, Ale! Cazzo! Oh! 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 Mani! Niente falli, niente falli! Eccolo! Metti di là! Pesco io! Dato! Uomo! Uomo! Di qua! Veloce! E via! Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con una partita estremamente equilibrata, dove soprattutto le due fasi di centrocampo delle due squadre mostrano particolare attitudine al controllo della palla. Si ritorna in campo quindi sullo 0-0 con le squadre che proveranno a fare risultato cercando magari qualche sortita in contropiede. Al quarto minuto del secondo tempo la Pianorese sostituisce il numero 7 Tugnoli con il numero 16 Tomba. C'è qualche occasione per il San Benedetto Val di Sambro e poi la Pianorese che riprende il pallone. Entra in campo Tomba al 49esimo che sostituisce un Tugnoli molto provato dal gioco e dalla corsa sulla fascia. Sarà proprio Luis Tomba a determinare il vantaggio dei giocatori in maglia blu di casa, creando l'occasione per la ripartenza e facendosi trovare pronto sulla ribattuta del portiere Fanti in un'occasione non perfettamente impeccabile. Il pallone viene ricade a terra e Tomba raccoglie il volo per segnare il gol del vantaggio. Diversamente da quanto ci si possa aspettare, il gol galvanizza gli ospiti che incominciano a giocare molto di più palla a terra cercando di essere incisivi soprattutto sulle fasce. Qualche cambio, qualche giocatore fresco in campo aiuta sicuramente la manovra. Dai Max, vai, sai com'è, no? Arriva il cazzo! Mani sinistra! Ora! Dai, fallo! Arriva! Fuori! Stefano! Fallo! Con calma! E in una di queste, su una palla inattiva, arriva il pallone a Stefanini che è una mezza girata al volo. Realizza proprio un gol eccezionale, uno dei suoi gol, ovviamente niente di particolare per un giocatore di classe e di caratura come Massimo Stefanini. Riesce a trovare la rete che sfugge alle nostre telecamere di Giacomelli a due minuti dalla fine, una rete fondamentale che conferma il valore della squadra di Rossi in testa alla classifica dopo una fase un po' di appannamento. Dimostra di essere la squadra che merita il primo posto. Partita combattuta, voi volete la testa del campionato, avete avuto una pausa così con due sconfitte inaspettate, avete però conquistato una bella partita. Sì, è stata una bella vittoria su un campo difficile perché secondo me non ci aveva vinto nessuno, ora non ci ho fatto caso. Venivamo da due brutte partite, noi fa bene al morale, speriamo di continuare così, di ritornare a giocare bene come prima e di mantenere la testa soprattutto. Sì, anche perché la classifica insomma si cava di accorciarsi parecchio, perché sì, si avvicinano tutte. Sì, siamo tutte lì, è un bel campionato, è difficile, insomma, però noi ci siamo lì. Una diretta concorrente che era seconda e vale il doppio. Sì, vale doppio, sì. Non ci avete creduto anche perché eravate sotto 1-0, poteva il gol tagliarvi un po' le gambe e demoralizzarvi, anche perché comunque era già il secondo tempo, quindi poteva cambiare. Invece avete insistito, anche chi è entrato ha portato freschezza e è cambiato poi. Sì, è stata una vittoria soprattutto di testa, di cuore.
ci voleva, noi siamo molto contenti, ci ha riportato entusiasmo, è quello che ci vuole alla fine. Una delle vostre forze è sicuramente la difesa, perché è una delle migliori difese del campionato, se non la migliore, e poi avete questo schieramento che insomma giocate a memoria. Sì, beh, con Fanti in porta anche più facile, poi c'è Bonetti che è sicuramente di una categoria sopra, anche due ancora. E però, ma tutto il resto, difendiamo tutti bene, attacchiamo bene, siamo una squadra quadrata, ora ce l'avamo un po' persi, però abbiamo recuperato. Siete ritrovati velocemente. Sì, meno male, fortunatamente. Questo ragazzino qua a un certo punto fa l'Eurogol, così si inventa l'Eurogol della vita, è aspettato quel momento, no, una partita molto tirata, come avevamo detto solo gli episodi potevano risolvere questa partita, perché diciamo che sostanzialmente il pareggio poteva essere il risultato più naturale, ma era scontato che chi aveva la possibilità, chi ci avrebbe creduto di più alla fine ha vinto. Sì, noi fra l'altro venivamo da una settimana un pochino con alcuni problemi perché avevamo perso domenica 4-1, quindi c'è stata un po' di tensione anche in settimana, che siamo stati bravi a parlarne, a risolvere all'interno dello spogliatoio, e questo secondo me è uno degli aspetti fondamentali, perché si dimostra soprattutto in delle partite come queste, che vai sotto e insomma è difficile reagire, è venuta fuori proprio la nostra qualità migliore, che è quella che c'è un gran bel gruppo, ci divertiamo durante la settimana, ci troviamo, siamo contenti di stare insieme. Questo sicuramente è un aspetto che... Certo. È un valore aggiunto che per noi è importante, perché come squadra abbiamo incontrato comunque squadre di qualità ai nostri livelli, se non meglio. Questa quindi... è una partita difficilissima, come abbiamo detto prima con il tuo compagno di squadra, se fosse finita diversamente si accorciava la classifica e diventava pericoloso. Non sarebbe stato corretto e onesto per il campionato che avete fatto finora? Sì, effettivamente, anche se ripeto, in questi ultimi 2-3 settimane, ultimo mese, eravamo un po' di tensione, un po' di paura forse. Anche, sì, oggi deve essere anche un momento di prendere forza e coraggio e cercare di provare a stare almeno lì davanti, ci credete, tra le prime. Insomma, certo, a questo punto noi ci crediamo, assolutamente sì. Meglio voi della Fiorentina, no? Sì, perché abbiamo qualche fiorentino che ha vinto in squadra, ne abbiamo 2-3 toscanacci che sono purtroppo sfegatati della Fiorentina, ci sono anche quelli, sì. Le avevamo provate tutte oggi, anche con lei in campo per vedere se poteva fare qualcosa per la Pianorese. È Linda? Uno spettacolo, vabbè, Rocco, è andata così, peccato perché a un certo punto l'avete anche portato a casa la partita. Sì, è vero, a un certo punto pensavo di averla vinta, no, perché comunque loro mi hanno sempre dato la sensazione di una squadra molto ben organizzata, quindi che comunque difficilmente si lascia andare o comunque perde l'equilibrio, che sia in vantaggio o in svantaggio. Quindi meritatamente in testa, loro. Fondamentalmente sì, anche se per me la più forte rimane Montefredente, per come l'ho visto io, insomma. Poi dopo è chiaro che loro sono primi, un motivo c'è, hanno subito pochi gol, ne ha fatti tantissimi, per cui è giusto che siano primi. E noi abbiamo il rammarico che comunque sia statisticamente provato che facciamo un gol su 4 palle nitide come media e ne subiamo uno su ogni palla che subiamo. È una cosa incredibile, però è un nostro limite che dobbiamo assolutamente curare da qui alla fine. Loro venivano da una serie di sconfitte che non si aspettavano, che aveva un po' minato il loro campionato, quello che era il momento, quindi avevano bisogno di riscatto. E nella parte finale hanno trovato questa possibilità con due tiri, proprio essere un bellissimo gol di Stefanini, quindi nulla da dire, era impossibile. Sì, sì, no, Stefa ha fatto un bel gol, perché comunque sia è nelle sue corde farlo. È un vecchia volpe, mi dispiace non averlo salutato che è già andato via, però lo saluto da qui, ciao Stefa, grande. E poi è chiaro, loro non hanno creato tantissimo, non ci hanno massacrato dal punto di vista tecnico-tattico, come la vuoi mettere, però fondamentalmente ci hanno creduto di più. Noi abbiamo avuto la cosa più brutta, che abbiamo dato forza a loro avendo paura di fare le nostre giocate. Questo è quello che mi dispiace di più dei miei, però onore e merito ai vincitori, sia chiaro. Su quello non ci piove, hanno vinto in casa nostra 2-1, chapeau. Gioco della palla, 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 gioco della palla.